Non vogliono saperne di nuovi siti di abbancamento. La raccolta differenziata è ancora sotto al 20%. La Regione sta supportando con cospicui finanziamenti la raccolta porta a porta, che ad oggi in Calabria si è rivelato l'unico sistema valido. Tra l'altro è ovvio, voglio ridirlo, ma più per chiosare, in Calabria come in tutto si faceva così una volta, no? Cioè, venivano a casa e si prendevano la spazzatura. L'impegno però deve essere dei calabresi che nelle loro stanze, nelle loro case devono differenziare, almeno le quattro categorie sono importanti. Io mi auguro che c'è proprio una rivoluzione culturale rispetto a questo discorso, anche perché la Regione sta pagando in termini di discariche illegali prezzi pazzeschi, noi abbiamo oltre 400 discariche illegali, quindi è chiaro che siamo molto preoccupati. Cosa accadrà è difficile da prevedere, proprio per l'assenza di risposte che lo Stato in questi 12 anni di commissariamento ha realmente messo in campo, perché la debolezza è sotto gli occhi di tutti. Ancora oggi quello che viene proposto sono l'ampliamento delle discariche private esistenti o la realizzazione di nuove discariche. Questo ci preoccupa enormemente, perché è evidente che questa è una non scelta, una non gestione, solo una situazione tampone che poi comunque produrrà ulteriori danni e ulteriori situazioni di conflitto sul territorio calabrese con le comunità calabresi. Facile profeta il presidente di Legambiente Calabria. Il futuro prossimo si chiama ancora discariche. Ce lo conferma il commissario all'emergenza ambientale Sottile. Queste iniziative sono le realizzazioni che stiamo facendo su Cassano, l'ampliamento della discarica di Alli, altre iniziative, diciamo, che sono agli inizi, ma insomma sono, io mi auguro entro il 31 dicembre di poterle perlomeno poterle avviare. Eppure anche in Calabria esiste un esempio vivente di quanto sia facile risolvere il problema rifiuti in poco tempo. Saracena è un paesino del Parco del Pollino, 4.600 abitanti a pochi chilometri da Castrovillari. La raccolta differenziata è al 65%, un risultato raggiunto in poco più di un anno. Nelle strade non esistono più cassonetti, la gente è molto soddisfatta. Benissimo. Come funziona? Funziona bene, competiamo una cosa per terra, tutto fatto bene, veramente. Ma che come praticamente che succede? Gli danno i sacchetti? Ci danno i sacchetti, due o tre tipi di sacchetti. E dopo abbiamo i giorni prestabiliti dove mettiamo, non so, la carta, l'umido e la carta e tutte queste. Prima il paese era quello che adesso praticamente ha cambiato completamente aspetto, perché è pulito e non se lei stesso può, guardando le strade si accorge che difficilmente trovo un mozzicone di sigaretta, perché con la raccolta differenziata si è arrivato al punto di far capire al cittadino che anche il pezzettino di carta buttato per terra, il mozzicone di sigaretta e via di seguito non dimostra una civiltà la civiltà di un paese. Io ho emesso un'ordinanza urgente e incontingibile dove dicevo, visti i risultati negativi del sistema dei rifiuti così come era gestito dal sistema regionale, quindi dal commissario per le emergenze, io ho adottato un'ordinanza nella qualità di massima autorità sanitaria cittadina e sono fuoriuscito dal sistema. Questa è stata la mia scommessa, sono fuoriuscito e ho creato un'azienda speciale assunta ai sensi del 267 a totale partecipazione pubblica con un business plan, dimostrando che se avessi fatto come io avevo ideato avrei risparmiato 60.000 euro e avrei reso pulito il paese. E in effetti così è stato. Noi siamo scesi da 350.000 euro, che era il piano finanziario del 2007 della precedente amministrazione, e siamo arrivati a realizzare alla fine del 2008 280.000 euro. Quindi un risparmio di 70.000 euro per i rifiuti. In più sono stati assunti altri due operatori ecologici a tempo pieno e sono state assegnate 12 borse lavoro. Ora non si dica che i rifiuti sono un problema.